Michele Corti, che è il presidente del Festival della Transumanza, che partenza da Bergamo, ma l'arrivo è... L'arrivo è a Gorgonzola, perché è una tappa simbolica della transumanza. Partiamo da Bergamo, dove confluivano le mandrie che scendevano all'inizio dell'autunno dalle valli, e poi si dirigevano in varie direzioni. Gorgonzola è una delle più emblematiche, dove convergevano più correnti di transumanza dalle chiese della Bergamasca e sostavano a lungo le mandrie, non a caso lì è nato il formaggio Gorgonzola. Poi da lì scendevano anche più a sud, e quindi è un emblema del formaggio, un emblema della transumanza, un emblema dei bergamini, questi transumanti lombardi che sono ancora poco conosciuti, pur essendo qualcosa di molto importante e particolare nel panorama della transumanza, perché non si tratta di pecore, si tratta di vacche da latte e di una transumanza che è finalizzata alla produzione di formaggi stracchini, ma anche formaggio grana in inverno nelle cascine della Bassa. Ecco, bergamini che tra l'altro incarnano una tradizione, perché è da secoli che esistono. E la transumanza con le pecore risale, è molto antica, molto rarefatta nell'alto medioevo, subito dopo il 1000 ha ripreso con una certa forza, legata all'industria della lana, quindi c'era una forte spinta ad allevare pecore fino al 1200-1300, poi dalla fine del 1300, soprattutto poi nel 400, per una serie di circostanze c'è una tendenza a aumentare l'allevamento delle vacche da latte. La concomitanza con l'aumento dell'irrigazione nella Bassa Lombardia è ovviamente non fortuita. I canali cominciano, la Muzza, il Naviglio Grande sono del XIII secolo. Nei secoli successivi si sviluppa una rete capillare di irrigazione, quindi aumenta la produzione foraggera, si specializza l'agricoltura della Bassa Lombardia nella produzione zootecnica casearia, mentre in precedenza c'era una produzione di cereali e c'era questo allevamento pastorale di pecore negli incolti. E quindi tra 500 e 600 nasce la cascina lombarda chiusa con il caseificio, e molto spesso il personaggio che gestisce la mandria e che gestisce anche la lavorazione casearia è il bergamino. Inizialmente in questi secoli sono proprio i montanari che trasportano questa competenza, questi input, il capitale bestiame, le conoscenze casearie, lo trasferiscono in pianura e danno il via a una grande trasformazione che poi avrà un apice nel Settecento. Ma diciamo, il bergamino ha continuato a transumare fino alla seconda metà del Novecento, fenomeno antico ma anche relativamente moderno, che riguarda persone che hanno ancora una memoria viva di questa tradizione e che svolgono ancora questa professione. Ci sono ancora molti testimoni, cioè siamo riusciti a occuparci di questo fenomeno storico ancora in presenza di molti informatori, di molti testimoni che possono, e da qualche anno sono stati prodotti anche dei libri, un film. L'ultimo bergamino è stato presentato in prima visione in Valemagna, Fuipiano, sabato scorso, e lo ripresenteremo durante le tappe di questa transumanza. Un patrimonio immateriale riconosciuto anche dall'UNESCO? Assolutamente, anche se non è da molto, perché è solo dal dicembre del 2019 che la transumanza è una... Il riconoscimento riguarda tutta l'Italia, anche se c'è un riferimento preciso alla Lombardia. Non c'è un riferimento preciso a questo tipo di transumanza, però rientra a pieno titolo, e anzi è proprio in Lombardia che questa transumanza bovina ha il suo massimo, possiamo dire, nel mondo. Ecco, quindi per terminare, il festival di quest'anno rispetto alle edizioni precedenti, che risalgono al 2014, aveva detto, c'è qualche elemento da sottolineare, c'è un tema al centro del festival? Il tema è... La formula è cambiata completamente, perché le prime, fino all'anno, dal 2014-2019, era un festival che parlava di pastoralismo e transumanza, ma alla fine era tutto all'interno del comune di Bergamo.
effettuavamo delle piccole transumanze simboliche sia con un greggio ovino che con due volte abbiamo portato anche le mandrie di bovini, quindi la mini transumanza dei bergamini. La differenza è che questa volta il festival è itinerante e la transumanza non è simbolica, 3 chilometri nelle strade cittadine, su un percorso che peraltro era storico perché attraversano proprio la città, ma è una transumanza effettiva, quindi facciamo più di 40 chilometri unendo Bergamo alla pianura milanese. Ci sono limitazioni nella partecipazione a causa del Covid? Ci sono delle limitazioni? Beh, quello ovviamente, gli eventi che vengono organizzati nelle tappe devono tenere conto ovviamente del distanziamento. Ecco, tra l'altro questo evento rappresenta anche un progetto di Rivivi la Lombardia. Noi abbiamo partecipato al bando dell'assessorato alla cultura Rivivi la Lombardia proprio nello spirito di cercare di riportare spettacoli, sia pure all'aperto, con le limitazioni di oggi, valorizzare dei luoghi storici, valorizzare anche dei luoghi poco conosciuti dagli stessi lombardi. Con questo passaggio molto lento riusciamo anche a passare da degli angoli poco conosciuti.